Belotti, che voci arrivano dal palazzo? La conferenza stampa di Formigoni ha ribadito, nell'ultima conferenza di oggi, ha ribadito la richiesta di anticipare ancora prima di aprile le elezioni. Noi non abbiamo niente in contrario, salvo che ci teniamo, per una questione di responsabilità amministrativa, a due cose. Una, quella di approvare il bilancio, e di solito lo si fa a dicembre, per poter garantire la gestione e il governo della regione. E non stiamo parlando ovviamente di una regione qualsiasi, ma della prima regione d'Italia, una delle più importanti d'Europa. Secondo, non vogliamo sprecare, buttare via 50 milioni di euro andando, quanto è il costo per le elezioni in Lombardia, andando a votare due volte, quindi 100 milioni di euro in brevissimo tempo. Altro elemento che in questo però ci troviamo d'accordo con Formigoni è quello di una nuova legge elettorale per eliminare il listino, come chiamiamolo, dei privilegiati, che è il listino che ha portato all'elezione, ad esempio, di Nicole Minetti. Abbiamo raggiunto anche il consigliere dell'Italia dei Valori, Gabriele Sola. Come ci commenta la situazione? E io me ne vado, la commento così, io ho preannunciato le dimissioni, domani le presenterò in Consiglio regionale in tempo utile per evitare di ottenere il diritto di percepire un domani il vitalizio. Io penso che in questo momento si debbano lanciare segnali forti senza prendersi in giro e soprattutto senza prendere in giro i cittadini. A me questa cosa che sventoliamo dimissioni sottoscritte da mesi senza depositarle, onestamente non ha mai fatto impazzire. Ora sta accadendo che siamo sotto vitalizio e non vorrei che i tempi di decadenza del Consiglio regionale fossero tali da garantire questo ultimo e odiosissimo privilegio ai consiglieri regionali. E penso che la cosa più semplice sia una sola, rassegnare le dimissioni, andarsene e dire no, io non ci sto. Io ho invitato tutti gli altri 79 consiglieri regionali a fare lo stesso, vediamo che ci sarà e se poi resterò da solo, pazienza, la mia scelta è questa. Ecco il commento anche di Valerio Bettoni dell'UDC. Io credo che quando si hanno responsabilità nelle istituzioni bisognerebbe lavorare perché anche quando si è in contrasto, ma ci sia la capacità di non distruggere tutto. Io ho la sensazione che si stia facendo, direi, cada Sansone e tutti i fili, muoia Sansone e tutti i filistei. Credo che le forze politiche dovrebbero avere l'interesse a fare in modo che pur nelle divisioni, nelle differenziazioni, però siano salvaguardati alcuni aspetti e quantomeno di non andare a far cadere tutto. Noi abbiamo chiesto le dimissioni di Formigoni, però da un anno e più chiedevamo a Formigoni di sedersi, di fermarsi, di discutere insieme il da farsi, perché il problema non è solo quello dei partiti i problemi di Formigoni, no? Ma sono i temi che toccano la comunità. È una regione, la regione Lombardia, la più importante d'Italia, è quella che deve dare le risposte a quelle che sono, direi, le problematiche, no, in modo particolare in questo momento. Sicuramente non è questo il modo di governare le crisi, perché pur andando alle elezioni, perché credo che così non si possa andare avanti, ma ci vorrebbe buon senso e capacità per dimostrare che pur nelle divisioni si può governare e portare alle elezioni in modo intelligente.